Siamo alla Sijet Bread Cup. La giuria è composta dai comandanti di ogni squadra che naturalmente lavora dietro le quinte e produce il pane tematico giornaliero, e dalla parte opposta anche dalla giuria popolare, perché naturalmente chiunque può accedere, assaggiare, fare questo giro del mondo del pane in un'oretta e sentire quelle che sono le profumazioni e le arditezze che naturalmente vengono proposte dai maestri panettieri. Piano piano si vengono assommati i voti che andranno a contribuire in questi giorni poi a fare la valutazione finale per avere il campione della Sijet Bread Cup, che naturalmente dovrà prendere lo scettro, strappare diciamo lo scettro dall'America, che l'anno scorso naturalmente lo aveva conquistato. Il tocco personale, che valore aggiunto dà alle ricette? Il tocco personale dà maestria, professionalità, non si nasce maestri pasticceri, ci si diventa. Qual è secondo lei il segreto per trasporre in maniera corretta la teoria nella pratica? Lo studio, prima di tutto, proprio quello che ci vuole e quello che cerco di trasmettere in questi anni ai miei alunni, e secondariamente la conoscenza e la voglia di imparare. Ogni giorno questo mestiere fantastico dell'artigiano è proprio quella di crescere continuamente. Questa è l'area dove possiamo vedere pani, dolci, persone che arrivano da tutto il mondo e che ci fanno vedere molti metodi diversi di lavorare lo stesso elemento, cioè la farina, i quattro elementi base del pane, che sono la farina, l'acqua e il lievito. Quindi, come dire, una esperienza, una grande show di tutti i panettieri del mondo. C'è ancora una grande richiesta di professionisti e può essere sicuramente un'ottima opportunità per la gente, per i giovani appunto, di lavoro, ma anche, perché no, anche di aggregazione, perché comunque siamo qui anche per quello. I nuovi campioni 2012.